Un cordiale benvenuto a tutti gli iscritti e ai futuri iscritti del canale Sovranista. Oggi parleremo di Brexit, argomento caldo. Ne parliamo con Fabio Lugano. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e benvenuti. Bene, quindi proprio fresca fresca al momento della registrazione. Ecco qua, il Brexit, il Parlamento britannico boccia l'accordo. Quali scenari dunque per il Premier Theresa May e quindi anche per la stessa Allora, prima di Brexit? tutto bisogna dire che la bocciatura dell'accordo è stata clamorosa anche nelle sue dimensioni, perché ben 100 deputati conservatori, quindi un numero non indifferente, ha votato contro l'accordo che aveva raggiunto la signora May. Quindi la bocciatura è stata veramente forte e sonora. Non è stato solo un passaggio, ma è stata proprio un rifiuto della sua politica. Ora, a questo punto, i passaggi futuri possono essere diversi. Prima di tutto ci sarà un voto di fiducia che è stato già chiesto, o meglio di sfiducia, perché i laburisti l'hanno chiesto all'opposizione, verso il suo governo. E praticamente si dà scontato che lei non sarà più il prossimo presidente, il prossimo primo ministro inglese. Questo non è così certo, perché tutto dipende da cosa decideranno il Tories e il DUP, i singoli deputati che l'appoggiano. Infatti, ora la scelta va alla maggioranza attuale, che può, da un lato, mantenere lei al governo. Lei si è offerta di mantenere il governo iniziando una nuova procedura completamente diversa. Può scegliere un primo ministro conservatore completamente diverso, oppure può scegliere di andare alle elezioni. Cosa potrà fare l'Europa? L'Europa ha già parzialmente risposto. C'è stato un tweet pochi minuti fa, tenete conto che qua sono le 9 di sera in Italia, nel quale Juncker prende atto del risultato del voto alla Camera dei Comuni e chiede chiarimenti sulle intenzioni del Regno Unito. Ora, le intenzioni del Regno Unito quali possono essere? La Meyer ha detto che lei non avrebbe provato a fare nuove trattative, ma in realtà il suo partito vuole che ci siano nuove trattative che vadano avanti. Lo stesso Juncker probabilmente si starà rendendo conto di aver tirato troppo la corda. E lei si sarà reso conto di aver fatto troppe concessioni. Quindi potrebbero esserci nuove trattative. Il problema delle nuove trattative è che prendono tempo. E prendere tempo è incompatibile con la scadenza fissa del 29 marzo per la Brexit. Cioè, se non cambia niente, il 29 marzo ci sarà Brexit secco, e quindi con il famoso hard Brexit, uscita senza nessun accordo specifico con i paesi europei. Uscita senza nessun accordo specifico vuol dire che dal giorno dopo si applicano le norme dell'WTO, World Trade Organization, per cui praticamente ricompaiono le dogane, ricompare la possibilità di porre dei dazi all'interno dei limiti fissati dall'WTO, eccetera. Una situazione caotica, diciamo non semplice. Non semplice soprattutto nell'immediato, nel senso che i primi giorni successivi sarebbero veramente pesanti da gestire, ma che di per sé ricostituirebbe la sovranità del Regno Unito, libero poi successivamente di fare nuovi patti con l'Europa. Quindi una possibilità che ci sia questo, che vada avanti la May o un nuovo governo conservatore con l'hard Brexit, e non è a questo punto una prospettiva così lontana. Un'altra prospettiva è che la May, in accordo con l'Inghilterra, scusate, che la May, in accordo con l'Europa, chieda ed effettui un rinvio della Brexit, cioè si dica che la Brexit non sarà più il 29 marzo, ma per dare tempo di nuove trattative sia per esempio il 29 giugno o il 29 settembre. Questo è possibile, però si scontra con le elezioni europee, cioè noi a maggio andiamo a votare e decade anche la Commissione Juncker. Quindi qualsiasi nuovo accordo dovrebbe essere approvato successivamente dalla nuova Commissione. Quindi le possibilità sono hard Brexit, un accordo veloce, o entro marzo o al massimo entro la fine di aprile, ma i primi di maggio, oppure un accordo ma a lungo termine, cioè un accordo che venga raggiunto nella seconda una metà dell'anno. Quindi non è così semplice. L'ultima possibilità è che i conservatori scelgano il suicidio e vadano alle elezioni anticipate. In questo caso è probabile che Labour abbia la maggioranza. Corbyn non è un entusiasta dell'Unione Europea, la ritiene una costruzione capitalistica, e lui sarebbe per un'Unione Europea sociale, che adesso assolutamente non esiste. E quindi si aprirebbe una prospettiva completamente diversa. Quello che è veramente molto, ma molto lontano dalla realtà è il secondo referendum,
perché a parte Blair e qualche singolo Tories, quindi qualche singolo conservatore, nessuno lo auspica perché lo ritiene una sconfitta della democrazia. Bene, allora hai citato Juncker, ecco una sua recente uscita che è appunto l'austerità verso gli stati membri, e fu appunto una scelta avventata. La scelta avventata fu portata da clamorosi errori nella definizione dei famosi. Allora, il fatto di aver fondato l'Unione Europea su tre parametri del cavolo, cioè il debito, il deficit PIL, numeri messi quasi a caso, così perché in quel momento andavano bene, è stato il più clamoroso errore distruttivo che si potesse fare. Ora, oggi, anzi ieri, Vítor Constâncio, ex presidente della BCE, quindi non un populista spinto, ma anzi un rappresentante dell'establishment più forte, ha detto senza nessun problema che il parametro, per esempio, debito PIL, quello del 60%, è inutile. Ma è inutile perché, se volete ve lo dico subito, attualmente il rapporto debito PIL europeo medio di area euro è 85%, quindi si era imposto un accordo che era completamente irrealistico. A questo punto chiaramente questi numeri dovrebbero essere modificati, naturalmente ciò non accadrà e quindi andremo avanti su questo modo. È chiaro che l'Unione Europea così come è stata costruita e l'euro così come è stato costruito sono elementi antisociali, contro il popolo, contro il benessere popolare, a favore delle classi privilegiate, di una ristretta classe privilegiata, non della classe media, di una ristretta classe di privilegiati che si viene a vantaggiare sempre più dalla continua politica di austerità. Con la scusa della lotta al debito si fa sempre più austerità e si impoveriscono sempre più i poveri e i ceti medi. Se ne accorge Juncker, forse perché lo manderanno a casa, ma rendiamoci conto che senza una vera e propria rivoluzione popolare all'interno dell'Unione non cambierà assolutamente nulla. Peraltro, come dice lo stesso Juncker, con i greci siamo stati poco solidali e gli hanno pure insultati un bel po', no? Allora, con i greci siamo stati poco solidali, proprio l'altro ieri c'era un'immagine in Grecia di violenti scontri con la polizia da parte dei rivoltosi che non hanno avuto problemi. Ci sono stati scontri una settimana fa quando la Merkel è andata a visitare Tsipras, che in teoria di sinistra si è detto solidale con la Merkel, lotteremo assieme contro i populismi. A me fanno sinceramente ridere e sono ancora stupito che i greci non l'abbiano mandato a casa. Forse io miro in questo caso i francesi, che perché almeno loro hanno dimostrato di avere del coraggio con la questione, con le proteste dei gilet gialli. Tutti gli altri popoli europei forse si meritano quello che gli stanno facendo, perché non sono stati in grado di fare nulla. Bene, adesso una notizia un po' più soft, magari poi l'argomento dell'euro, dei 20 anni di euro, lo tratteremo più a fondo se vuoi con te, se no con un altro ospite. Ma 20 anni di euro, diciamo che non c'è poco da festeggiare. So che Prodi ha detto, se non sbaglio, di mettere fuori per festeggiare 20 anni di euro la bandiera azzurra, volevi dire questo? Sì, sì. Ma io ritengo che sia un'ottima scelta, così almeno si conteranno i 4-5 folli che pensano ancora che l'euro sia stata una cosa buona. L'euro non ha portato nessun elemento positivo. Per l'Italia è stato devastante, con un calo verticale del PIL pro capite, con un calo verticale della produzione industriale, con 5 milioni di poveri passati da 1.4 a 5 milioni grazie all'euro. Quindi per noi è stato devastante. Non solo, una piccola curiosità: quando è stato creato l'euro si parlava di euro come strumento per aumentare anche i commerci europei. Perfetto, se andate a vedere il peso del commercio intraeuropeo sul commercio dei vari paesi dell'area euro, vedrete che questo con l'euro è calato, cioè i paesi europei commerciano meno tra di loro di quanto commerciassero prima dell'euro. Perché? Perché le monete flessibili, variabili, permettevano a ciascun paese di rifornirsi dei prodotti in modo conveniente dei propri vicini. Oggi invece, dato che l'euro è rigido, molto spesso devono rifornirsi di prodotti al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Quindi se qualcosa è stato ottenuto è stato di danneggiare i commerci europei. Bene, perché poi quando dicevi tu l'evento proposto da Prodi era per il 21 marzo 2019, quindi sì. Save the date. Sì, segnatevi la data e vedete chi è talmente piccio, scusate il termine tecnico, da mettere fuori la bandiera europea.
Che poi, appunto, chi vuole approfondire Prodi l'ho già trattato sul mio canale assieme all'avvocato Palma. In sostanza, la sua frase bellissima del 98, che con l'euro, che la moneta è il segno della sovranità di un paese, e che noi abbiamo rinunciato a questa sovranità in favore di una banca centrale indipendente, ridendo, sempre ridendo. Certo, ma se c'è trovi anche un post su Twitter che riporta una sua intervista del 78-79, nella quale diceva: in Italia manca una cosa che c'è in tutti i paesi I negri. Sì, i negri, esatto. Bravo. Esatto, cioè una roba che proprio un razzismo da quattro soldi, da osteria, cioè un discorso da razzismo di osteria indegno di una persona che voglia essersi proposto come creatore dell'Unione Europea. Se pensiamo che questi personaggi sono stati creatori dell'Unione Europea, dobbiamo avere veramente dei dubbi su quello che hanno fatto. Poi era da precisare il 19 agosto del 1977, pagina 2, l'avevo visto proprio dall'archivio l'altro grazie. Giorno. Scusami, perché l'ho letto un paio di volte, ma poi mi sono dimenticato la data esatta. Sì, 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 lo potete trovare sull'archivio del Corriere della Sera, questo che vi ho appena detto. Ok, stavo dicendo, concludiamo. Poi c'è una foto. C'è una foto in quell'articolo lì che è bellissima, cioè solo quella meriterebbe di pubblicare l'articolo. In realtà quella originale non ho trovato la foto, però vabbè, poi vediamo. Allora lo vedrai se non va. Allora, quindi ultima notizia su Laura Boldrini, che aveva fatto causa a sindaco leghista e ha vinto, perché praticamente questo sindaco aveva scritto che gli stupratori di Rimini del settembre 2017 dovevano scontare i domiciliari nella villa della Boldrini, e lei ha vinto questa causa, notizia proprio di oggi. Risarcimento, condannato a risarcire 20.000 euro, quindi occhio a quello che si dice sui social. Ma più che altro si può dire tutto, ditelo con grano salis. Ricordatevi che si combattono sempre le idee stupide, e di idee stupide ce ne sono veramente tanto. Si combatte l'idea e il peccato, non si combatte il peccatore. Il peccatore può essere al limite un esempio, ma finisce lì. Bene Fabio, io ti ringrazio per essere stato con noi. E io ringrazio te, Paride, e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Vi ricordo di seguirmi su Facebook, sul mio canale Telegram, su Twitter, e se volete di farmi una donazione tramite PayPal o Patreon. Un saluto a tutti!